questa è la sede di Fratelli d'Italia, quindi noi siamo ospiti, perché il movimento che io guido, Verde Popolare, è stato ospite nelle liste di Fratelli d'Italia e nel gruppo parlamentare, ma siamo ospiti che si sono trovati benissimo, quindi, come dire, è un'azione che si coordina con efficacia, perché come ho detto nelle interviste prima, sono due grandi tradizioni che provano a coordinarsi nella Terza Repubblica, come si ama dire, la storia della destra e la storia della Democrazia Cristiana, che qui è stata storia della provincia di Avellino, anche se inaugurando la sede di Fratelli d'Italia, io vorrei anche dire che la storia anche nazionale della DC è passata per Irpinia, ma in Irpinia c'è stata, in tempi che per età né io né Cirielli possiamo ricordare, c'è stata una tradizione di destra molto importante ed autorevole, e mi piace ricordare il più simpatico che io ho conosciuto di quella tradizione, il grande Alfredo Covelli, che contiamo di ricordare nel suo paese in occasione delle ricorrenze più tonde, e anche l'onorevole Emilio D'Amore, che è stato lungamente parlamentare di Avellino e che ha rappresentato i giovani, Franco Bercole, primo assessore di destra nella regione Campania, e i sindaci di destra, perché, come ricordavo ai giovani giornalisti, Edmondo, la Democrazia Cristiana ha faticato a conquistare la città di Avellino. De Mita e Bianco vi raccontavano che a metà anni 50, a fine anni 50, la DC ha conquistato la città, che era saldamente presidiata dai monarchici, e amo ricordare uno dei sindaci monarchici che è stato vivente fino a pochi anni fa, l'avvocato Lucciniello. È una storia di Avellino che più giovani possono recuperare sui libri, ma queste tradizioni culturali non vanno dimenticate, anche se oggi quello che stiamo avviando è qualcosa di più della destra e qualcosa di più dello stesso centro, perché oggi la leadership di Giorgia Meloni parla al paese direttamente, in modo molto più veloce delle mediazioni politiche che noi possiamo, avendo qualche anno in più, ricordare. Oggi parla così bene al paese che noi mica ci aspettavamo di prendere tutti i comuni, anche quelli dove non eravamo proprio fiduciosi. È il Presidente del Consiglio che ha stabilito un rapporto diretto con l'opinione pubblica, per cui aggiunge, direbbe quel collega, a nostra insaputa, dei voti che non ci aspettiamo. Quindi aprire un punto di Fratelli d'Italia, che poi sarà in qualche modo anche, non a caso abbiamo Luca Anzoni dell'Associazione del Centrodestra, ospiterà tutti quelli di centrodestra che hanno bisogno di riunirsi, poi basterà chiamare i nostri amici, e questa è casa aperta per tutti, ovviamente per Fratelli d'Italia, per la Lega, per Forza Italia, per Verde Popolare, per l'UDC, per Primavera Meridionale e per tutti quelli che si vorranno aggiungere in quella che sarà una traversata molto breve, perché ci aspettano scadenze una dopo l'altra, comune, provincia, regione, e quindi qui mi fermo, perché sarà Edmondo a tracciare la mappa di questo cammino appassionante, come tutte le battaglie politiche che qui si sono fatte. Grazie.